Ha ancora senso investire in oro? Guardando l'andamento del metallo giallo negli ultimi 5 anni, direi decisamente proprio di no. Partiamo con la quotazione che avevamo nel 2007 di circa 600 dollari l'once, che 5 anni dopo portarono il metallo giallo a raggiungere il famoso massimo storico di oltre 1900 dollari. Ricordo perfettamente quelli che erano i commenti e anche l'entusiasmo delle community dei traders in quell'epoca, che paventavano una quotazione del metallo giallo addirittura oltre i 2500 dollari, se non addirittura 5000 in taluni casi. Invece, come abbiamo potuto perfettamente vedere, da quel momento in poi, ossia dopo i massimi del 2012, abbiamo iniziato a scendere drasticamente, raggiungendo addirittura il famoso minimo di quasi 1000 dollari l'oncia, per poi costruire lentamente una piccola fase di lateralità moderatamente rialzista, che ha portato poi le quotazioni intorno ai 1200 dollari attuali per oncia. Sostanzialmente l'oro non è più sensibile alle cosiddette crisi sistemiche o potenzialità di esplosione di rischi sistemici in ambito macroeconomico per quanto concerne i mercati finanziari. Possiamo essere sicuri di questo perché proprio nel 2015, quando tutti gli occhi del mondo erano puntati in Europa, per la precisione in Grecia, per il famoso referendum Euro sì, Euro no, Europa sì, Europa no, in cui veramente la moneta unica stava vivendo un rischio cosiddetto sistemico di breakup, venne tutto sommato poi metabolizzato senza grandi movimenti favorevoli ad una spinta propulsiva dell'oro. E così poi è stato successivamente, e poi nel corso degli anni. La lettura che possiamo dare è che dopo l'intervento delle autorità monetarie sovranazionali, i traders e soprattutto anche gli investitori istituzionali ritengono essere questi soggetti i cosiddetti prestatori di ultima istanza, quelli che saranno in grado di tamponare qualsiasi tipo di rischio sistemico che si dovesse verificare. In buona sostanza, il cosiddetto whatever it takes di Mario Draghi nel 2012 ha aperto un cambio di scenario per quanto concerne la probabilità che si possano verificare shock finanziari di portata esogena, a cui un piccolo investitore o anche un investitore istituzionale possa andare incontro e in base a questo poi proteggersi attraverso la messa all'interno del proprio portafoglio del metallo giallo. Stando alle proiezioni, le migliori proiezioni circa i potenziali estrattivi che ci sono oggi ancora sul pianeta Terra da parte dei principali leader di mercato per l'attività di mining, si stima che il prezzo cosiddetto industriale di estrazione di una oncia d'oro si possa identificare all'interno di un range che va dai 1000 ai 1100 dollari, quindi a seconda poi le varie tipologie estrattive che ha ogni miniera. Quindi sostanzialmente in questo momento siamo appena appena sopra quelli che sono appunto i rischi industriali i rischi, i costi industriali di estrazione del metallo giallo. In tal senso, nonostante la quantità di moneta che è stata creata attraverso il quantitative easing, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa ed anche in Cina e in Giappone in questi ultimi 5 anni, gli investitori istituzionali preferiscono magari proteggersi da eventuali ondate inflattive che potrebbero
potrebbero arrivare nel corso dei prossimi anni utilizzando strumenti finanziari che consentono appunto la copertura da rischio in inflazione. L'oro pertanto ha perso quella sua sensibilità ai tipici rischi di grandi crisi sistemiche finanziarie in ambito planetario. Ci dobbiamo aggiungere anche il carico da 90, che sono i quantitativi significativamente elevati che sono stati messi sul mercato da parte di molte numerose banche centrali in questi ultimi 5 anni, che poi ovviamente hanno anche affossato le quotazioni dello stesso metallo giallo. In definitiva, pertanto, l'oro può essere ancora un valido strumento finanziario, un asset class sul quale prendere posizione per un'ottica di respiro tutto sommato breve, non oltre i 24 mesi, al pari di quello che potrebbero essere oggi benissimo altri strumenti finanziari paritetici agli ETF, alle azioni ad alta capitalizzazione e così via discorrendo. Trovate, per chi volesse intraprendere questa strada, sulla nota informativa della CLIP gli ISIN degli ETC, Exchange Trade Commodity, che consentono di prendere posizione attraverso un prodotto che replica l'andamento della quotazione del metallo giallo grazie alla presenza fisica dello stesso all'interno del patrimonio del fondo.